Sit-in e sciopero sono le iniziative programmate dai sindacati di settore FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti per tentare di sventare i 160 esuberi della multinazionale Taranto Container Terminal. Il tempo è ormai agli sgoccioli, il 25 febbraio è il termine ultimo per sospendere la mobilità e convertire il procedimento in cassa integrazione. Un'ipotesi, quella della mobilità per i 160, che produrrebbe un dirompente effetto domino nel settore dell'occupazione portuale. Il rischio esuberi infatti avrebbe effetti a catena anche sui 560 lavoratori diretti e dell'appalto per un totale di circa 1000 unità. Una situazione di impasse, quella di TCT, dovuta secondo alcuni sindacati alle frizioni interne ai soci della multinazionale, ossia Hutchinson ed Evergreen. Consapevole della situazione potenzialmente esplosiva, il presidente dell'autorità portuale Sergio Prete, prossimo commissario per le opere al porto, che per questo ha scritto alla stessa TCT. Prete ha preso carta e penna per rassicurare la compagnia che i problemi posti dall'azienda saranno affrontati non appena sarà firmato il decreto che istituisce un commissario per l'area portuale di Taranto col compito di sbloccare i lavori e accelerare le procedure. Abbiamo ribadito a TCT, dice Prete, gli impegni che come autorità portuale stiamo portando avanti unitamente alle altre istituzioni locali, regionali e nazionali. Col decreto di nomina del commissario straordinario che è in arrivo sarà possibile realizzare a breve gli interventi infrastrutturali strutturali in ambito portuale, che consentiranno in tal modo anche di far fronte alla grave crisi del terminal. Resta confermato intanto che i lavoratori della TCT manifesteranno con un sit-in venerdì davanti alla prefettura.